Allora, intanto buonasera a tutti un'altra volta. È abbastanza complicato parlare dopo due persone come quelle che sono intervenute prima di me, però io volevo partire subito con una cosina, ruberò un minuto che non c'entra niente con il mio programma, se voi me lo defalchi dai minuti che ho, però una cosa bisogna che la dica. Cioè, noi siamo partiti con una lista dicendo vogliamo il rispetto e diamo rispetto, vogliamo parlare delle nostre cose, non vogliamo fare polemiche di nessun tipo, non ci interessa. Abbiamo cercato di farlo, un paio di volte non ci siamo riusciti perché tirati per la giacca. Oggi io leggo una cosa di questo tipo a proposito di questo confronto che doveva essere ed era nato per essere di cinque liste, che vorrei dire per un attimo, per come la vedo io. Cinque liste in un paese come Monterenzio non sono una cosa negativa, credo che siano una cosa assolutamente positiva. Un mese fa, 40 giorni fa, vorrei ricordare a tutti che non c'era nessuno, si pensava che nessuno si potesse candidare sindaco a Monterenzio. Perché c'era il problema di Via Luna, perché c'era il problema di Monte Bibele, perché i giovani non sappiamo dove potranno andare, perché c'è, sì, hai ragione, voi no, hai ragione, scusami. La lista dei 5 Stelle aveva già fatto determinati passaggi, sicuramente non ce n'erano altri, chiedo venia. I giovani in quel modo, la scuola che rischia di non avere più l'istituto comprensivo e via discorrendo. Questi erano tutti i problemi che c'erano. Improvvisamente ne sono fioriti, se escludiamo un attimo la lista 5 Stelle, ne sono fioriti 7. 4 alle primarie e altri 4 dopo, 8 ne sono fioriti, che è una cosa straordinaria a mio modo di vedere. Dopodiché, evidentemente, questa cosa non è piaciuta a qualcuno, non lo so, se ne farà una ragione, però io dico che alla fine, quindi da lunedì, nel momento in cui una qualsiasi lista abbia vinto, le altre liste che hanno delle idee in testa hanno modo di poter contribuire con questa lista per fare in modo che Monterenzio possa in qualche misura recuperare quello che ha perso negli ultimi lustri, non negli ultimi anni. Perché sono 20 anni almeno che c'è qualcosa che non torna a Monterenzio, per come la vedo io. Allora dicevo, oggi io mi trovo un post che dice una roba di questo tipo: confronto farsa, noi non ci stiamo, non saremo al confronto perché le nostre proposte non sono nemmeno state prese in considerazione, ci rifiutiamo di partecipare ad una farsa come quella già vista con le primarie del PD, domande prestabilite con l'obiettivo che tutti possano fare belle figure e nessuno faccia male. Avevamo proposto che fossero le liste stesse a preparare le domande per le liste avversarie. Naturalmente le domande sarebbero state poste da un moderatore. Che confronto è se non possiamo fare le nostre domande agli altri e gli altri non possono farle a noi? Che confronto è sapere le domande 3 giorni prima e andare solo a leggere le risposte? Una farsa triste e noiosa, chi partecipa si prepari ad una serata deprimente. Intanto non mi sembrate depressi? Intanto, è già un bel dato. Ma io però un po' di storia la vorrei fare. I 5 Stelle qualche settimana fa hanno proposto un confronto tra candidati sindaci. I candidati tutti rispondono in modo affermativo e convengono sia necessario vedersi per stabilire le regole. Ci si vede venerdì 9 maggio. In apertura un candidato evidenzia la proposta di presentarsi ognuno con un proprio gruppo. C'è stata una discussione in merito dove è emerso dagli altri 4 candidati che la proposta di portare ognuno un proprio gruppo fosse a loro avviso impraticabile. Tutti i presenti hanno auspicato la possibilità di fare confronto con tutti e 5 i candidati. Alcuni hanno manifestato l'intenzione di farlo comunque con chi fosse stato disponibile. Dopodiché, i candidati che hanno accettato il confronto hanno stabilito che la serata si svolgerà, quella di stasera, con una breve presentazione dei programmi delle liste, poi i cittadini porranno le loro domande. Quindi nessuna domanda precostituita, nessun siparietto, ma semplicemente risposte ai cittadini. Le regole sono state concordate tra i 3 candidati come si sarebbe fatto con i 5. Come vedete, nessuno di noi aveva voglia di fare un siparietto, aveva voglia di fare delle cose strane. Semplicemente avevamo l'intenzione, come abbiamo, di far sentire dalla viva voce anche coloro i quali fanno parte di un'altra lista o sono simpatizzanti di un'altra lista, anche la voce di chi non aveva mai sentito in quel momento. Punto. Niente di che. Questo era il ragionamento. Poi si sono inventate delle cose stranissime, a noi, a me sicuramente, ma penso anche agli altri. Dispiace moltissimo che le altre due liste non ci sono, proprio per quello che dicevo prima, perché le vedo una risorsa, non le vedo una cosa strana, non le vedo una roba che voglia
non lo so, sconclusionare Monterenzio per più di quello che non è già sconclusionato. Quindi mi dispiace, ripeto, e mi piacerebbe, nel rispetto delle persone, che si dicessero delle verità, non delle cose inventate tanto per mettere un po' di zizzania. Non ce n'è bisogno. Per fortuna siamo alla fine, fra 3 giorni è finita la storia. Devo dire che è stata per me una gran bella esperienza. Bella esperienza per le persone che ho conosciute, anche quelle che sono, virgolette, avversari politici, non solo quelli che sono simpatizzanti o vicini a noi. Risultato lo vedremo lunedì. Da martedì si pedala, ma si pedala tutti insieme, perché se no, lo ripeto, Monterenzio rischia di brutto per come la vedo io. Quindi questa era la prima cosa che volevo dire, ce l'avevo lì, bisogna che la dovevo dire per forza. Per la mia lista è un grande risultato essere arrivati dove siamo arrivati, perché vorrei ricordare a tutti che noi siamo partiti in un modo strambo, strano, eravamo i cinque carini, valevamo zero, eravamo, non lo so, compositi, dei soggetti che andavano dal fascista al comunista, è semplicemente una lista che ha tante teste insieme, a nessuno è stata chiesta la carta d'identità. L'esame del sangue o la tessera di partito. Ognuno ha espresso quello che aveva in testa, ci siamo trovati d'accordo che con quello si poteva fare un programma. Intanto partiamo col dire che l'idea che avevamo in testa, la principale, era che un sindaco, per quelli che conosciamo noi, 2 mandati non li può fare. Basta che ne faccia uno, perché al secondo mandato si addormenta regolarmente. Il primo mandato solitamente va da Dio, il secondo mandato non c'è pezza. Tutti quelli che abbiamo cercato di conoscere, di pensare e di andare indietro con la memoria, nel secondo mandato si addormentano. E allora riteniamo che questo debba essere detto da subito: se le elezioni le vinciamo noi, io starò qui a rompere le scatole 5 anni, non di più. Dopodiché vedremo che cosa succede dopo. I motivi comunque ci sono, basta pensarci un attimo. Se faccio dei danni in 5 anni sono limitati. Se non faccio dei danni, quello che arriva dopo ha la strada spianata per fare delle cose buone. Quindi mi sembra una cosa di una normalità pazzesca. Dopodiché arriviamo alla cosa che ci preoccupa di più. I comuni stanno rischiando, anzi sono, gli esattori delle tasse dello Stato. Nel senso che ci vengono di continuo tagliati dei fondi, dei trasferimenti, ci sono sempre meno soldi per i comuni e i comuni debbono alzare le tasse se vogliono mantenere dei servizi. Noi crediamo che sia necessario che ci vengano alcune idee per fare in modo che i servizi possano essere dati in un modo decente, senza andare a mettere le persone nelle condizioni di dover mettersi in fila regolarmente in comune per andare a chiedere o dagli assistenti sociali, sussidi, sostegno e quant'altro, che penalizzano i bilanci peraltro. Tenete conto che il bilancio comunale del 2013 di Monterenzio, affermazione della responsabile amministrativa, ha raggiunto il pareggio in pratica grattando da tutte le parti. Pareggio vuol dire 1.200 euro di attivo. Questo è stato il consuntivo del 2013. Nel 2014 invece, già da oggi si sa che ci sarà una cifra attorno ai 180.000 euro di mancati trasferimenti per il decreto Salva Roma. Penso che tutti sappiate cos'è il decreto Salva Roma e quella strana solidarietà fra i comuni che ci sono in Italia, che è strana perché va sempre verso certi comuni, cioè per quelli che spendono di più c'è la solidarietà, per quelli che invece si muovono in modo decente c'è spendere per quelli là. Quindi c'è qualcosina che non ci torna. In questo contesto noi crediamo che serva assolutamente guardare la realtà, perché noi abbiamo delle aziende in crisi. Abbiamo il lavoro che manca, abbiamo in Italia la sanità e dove non si tagliano i servizi si aumentano, le tariffe. Riteniamo che per fronteggiare questo tipo di problema sia necessario intanto fare in modo che la macchina comunale lavori al meglio. Quando dico la macchina comunale lavori al meglio, vuol dire che secondo noi i dipendenti comunali devono avere le condizioni di essere valorizzate al massimo. Certo, lavorando con l'Unione dei Comuni, ma sicuramente anche all'interno del Comune stesso, poter avere le condizioni di esprimere fino in fondo le capacità che hanno. Riteniamo che questo fino ad oggi non sia successo. Ai dipendenti comunali, in qualche misura, si vieta di poter esprimere la propria professionalità, o perché vengono in qualche misura messi in condizioni di lavorare a scartamento ridotto, o male, o comunque non gli si dà la possibilità di esprimersi fino in fondo. Noi riteniamo invece che questa cosa debba assolutamente venire a galla. Proprio per il fatto che nella pianta organica di Monterenzio mancano qualcosa come una decina di unità,
e non si possono prendere per il patto di stabilità e tutto quello che ci sta dietro, perché i costi sarebbero quelli che sono, evidentemente. Noi riteniamo che debba essere fatta un'operazione, anche per quanto riguarda i consiglieri comunali, diversa da quella che è stata fatta fino ad oggi. Niente vieta che vengano date delle deleghe ai consiglieri comunali, di maggioranza o di minoranza, per fare un'operazione molto semplice. Tre assessori barra quattro, che saranno quelli che possono essere con la legge del Rio qua da queste elezioni, prima erano, potevano arrivare a sei, oggi arrivano al massimo a quattro, di cui un esterno, noi crediamo che da soli non ce la possano fare. I 12 consiglieri, dico 12, quindi tutti, maggioranza e minoranza, noi crediamo debbano avere deleghe per dare una mano agli assessori e per dare una mano anche ai dipendenti comunali. Perché la legge del 2000 dice delle cose, la riforma degli enti locali dice delle cose molto semplici. Non firma più il politico, non fa più delle cose il politico dà degli indirizzi, il tecnico deve mettere in pratica questi indirizzi. Ma se non c'è un raccordo specifico, se non ci sono dei rapporti di un certo tipo, diventa impossibile fare determinate cose. Basterebbe guardare a Monterezio le non abitabilità, le strade del comune e non del comune, le strade vicinali, le strade che se fossero prese in carico dei consorzi probabilmente costerebbero qualcosina meno invece che avere delle strade bianche. Cioè ci sono una serie di cose che noi riteniamo possano tornare in qualche misura utili al bilancio del comune, come l'intervento che necessita fare per quanto riguarda le imprese. Le imprese devono avere assolutamente la possibilità di potersi rapportare con gli uffici comunali per accelerare le loro pratiche, non per rallentarle. Perché accelerare le pratiche delle imprese, sto parlando di partita IVA piuttosto che di commercianti, piuttosto che di artigiani, di industrie purtroppo non ne abbiamo, accelerare queste cose può voler dire in tanti casi fare in modo che le aziende possano stare in una condizione tale per cui il lavoro a Monterezio si possa mantenere. Se questo non avviene, va ad aggravarsi quella che è la situazione che c'era già nel 2012, dati della provincia. Su Monterezio c'erano 500 persone, 500 uomini e donne che erano interessati alla cassa integrazione, alla mobilità, alla disoccupazione, al licenziamento e quello che ci sta dietro. Se a questo aggiungiamo le aziende che tutti i giorni chiudono, qualcuna apre, basta guardare i negozi che ci sono per Monterezio, lo vediamo. Se a questo aggiungiamo le aziende dell'edilizia, che dal 2008 ha cominciato a prendere delle spietrate in mezzo alla fronte, visto che parliamo di edilizia, e che non riescono comunque a vendere un appartamento o che si ritrovano a non poter più costruire, credo che qui vada fatto un bel lavoro per quanto riguarda, per esempio, il ripristino del vecchio, il fatto di ristrutturare anche in funzione del piano energetico le abitazioni di vecchia data, in modo tale che ci sia del lavoro, che ci sia risparmio energetico e che ci siano le aziende che possano in qualche misura aiutare Monterezio. Peraltro noi abbiamo aziende che nessuno di noi conosce. Qui abbiamo un titolare che si chiama Morara, un'altra aziendina che non mi ricordo come si chiama, lavori di precisione, e i motorini, mini moto, mini, hanno vinto il mondiale non più tardi di 15 giorni fa. Abbiamo la Conapi, abbiamo anche il Villaggio della Salute, che per me non è un grande complimento perché Monti per me non è simpaticissimo. Però sicuramente dà dell'occupazione, sicuramente dà la possibilità della gente forse di spendere due soldi in meno e andarsi in estate in qualche misura a bagnare il sederino. Questo porta dei soldi, ma questo deve dare anche un ritorno alla cittadinanza. Allora, il ritorno alla cittadinanza io credo lo si dà nel momento in cui appunto si crea occupazione, nel momento in cui si fa in modo che le aziende vivano e nel momento in cui per effetto di questo vengano a calare sussidi, richieste d'aiuto e via discorrendo al comune che penalizzano il bilancio, perché c'è questo aspetto. Dopodiché c'è l'altro aspetto, tutto quello della parte del sociale. Quindi il tavolo di San Lazzaro, dove ci sono sei comuni che analizzano, fanno progetti e sulla base di questi prendono soldi dalla regione per poi dividerli nei vari comuni. Sto parlando di San Lazzaro, sto parlando di Ozzano, sto parlando di Monterezio, Monghidoro, Loiano e Pianoro. Lì dei soldini ce ne sono, non è ora mezza gamba chiaramente. Però i progetti e la presenza dei tecnici o dei politici del comune
fanno sì che quando c'è da dividere, scusatemi il termine, la torta, forse qualcuno fa presente che c'è anche Monterenzio al quale dover riconoscere una certa cosa. Se questa cosa non avviene, se non si hanno queste presenze, è il problema, c'è tutto. Ma questo vale per il tavolo sociosanitario, ma questo vale per lo sport in provincia, vale per tutti quelli che sono i piani strutturali che ci possono essere in giro in merito a eventuali progetti o cose da presentare dove poter avere dei ritorni economici, ben sapendo che però ci sono dei problemi. Parliamo per un attimo di Monte Bibele, che noi riteniamo assolutamente debba essere portato avanti e debba arrivare a termine, perché lo riteniamo un volano per il turismo e per il lavoro a Monterenzio. 1.300.000 euro, questo è un progetto che è stato vinto da Monterenzio, 900.000 euro di fondi europei, 400.000 euro del comune di Monterenzio. Tutto il lavoro dell'università per ripristinare la situazione archeologica, 650-670 mila euro, posso sbagliare di qualche migliaia di euro, ma non è questo che conta. Dopodiché il restante serve per un punto di ristoro che viene fatto, che deve essere costruito lì a Monte Bibele, più l'appartamento per il custode. Ebbene, succede questo: ad oggi noi ci ritroviamo con 270.000 euro che sono arrivate dalla regione, ma bisogna darne 650 all'università perché ha fatto in pratica tutto il suo percorso, più ci vogliono gli altri per pagare, quando avranno finito il lavoro, coloro i quali hanno vinto l'appalto, un'azienda di Castiglione dei Pepoli, per fare la parte che dicevo prima, quindi il punto di ristoro e l'appartamento. Quei 270.000 euro non riescono a coprire quello che c'è già da pagare. Bisogna aggiungere i 400.000 euro che il Comune ha se vogliamo pagare il primo pezzo. Poi c'è da pagare chi farà il punto di ristoro e l'appartamento. C'è un piccolo dato: che fino a che non ci sono i lavori finiti e non sarà rendicontato tutta la lavorazione, quei soldi non arriveranno. Quindi voi capite bene che nel momento in cui si fa della finanza di progetto o si seguono progetti di questa natura, si possono trovare delle difficoltà enormi. Però è anche vero che, lo ribadisco, per come la vediamo noi, quello è un sito che deve arrivare in fondo, perché il ritorno negli anni ce lo dovrebbe dare in termini di occupazione e in termini di turismo. Volevo andare avanti col dire che al di là di tutti i vari punti sui quali non vi sto a tediare, perché il programma è là, lo abbiamo già detto 200.000 volte, però ci sono 4-5 punti che vale la pena mettere in evidenza. Proprio sulla falsa riga di Monte Bibele, la Proloco. Se la Proloco non lavora come deve e non promuove il territorio, non lo promuove a livello provinciale, regionale, se volete anche oltre che nazionale e internazionale, la Proloco il suo ruolo lo perde. La Proloco non può essere quella cosa che organizza la festa di quella sera o di un'altra sera. La Proloco deve promuovere il territorio in termini di territorio, di cultura e di tutto quello che gira attorno al territorio e alla cultura. Se non viene fatto questo, non serve. Necessita invece che ci sia una Proloco che faccia questo proprio per promuovere il nostro bellissimo territorio. Ci sono due problemi che noi abbiamo molto a cuore e sono riferiti alla salute dei cittadini. Sono due cose già imbastite in pratica dall'amministrazione precedente: il regolamento delle biomasse e l'elettrodotto. Qui siamo a Pizzano, abbiamo i cavi dell'alta tensione che passano sopra la nostra testa. Savazza uguale. Accordo 2010, fatto fra gli enti preposti, compreso il comune di Monterenzio, quelli dovevano essere spostati, se è trovato l'accordo devono essere spostati a monte, sono ancora lì. Non si capisce perché un accordo fatto nel 2010 non è ancora partito. Sulle biomasse, sulle quali noi vorremmo essere molto chiari, c'è biomassa e biomassa, nel senso che un giocattolino come ci volevano mettere qua e un giocattolino come vuol mettere il dottor Monti o il professor Monti a Rignano non ci piace per niente, perché ha troppa, ha troppa potenza, e un giochino di quel tipo che lavora 24 ore al giorno per 11 mesi l'anno, vuol dire 8.000 ore di
di legna bruciata di continuo che espelle nell'aria tutta una serie di cose, mette a repentaglio la salute dei cittadini, detto da professori, non da me. Dopodiché, però, il mio ragionamento, il nostro ragionamento è uno: la biomassa che serve per scaldare un agglomerato di 20 appartamenti, e gira solo d'inverno evidentemente, e quel po' che serve per fare dell'acqua calda, è una cosa diversa che fare un giocattolino come quello che produce energia elettrica da vendere. Quindi è una speculazione, e la speculazione secondo noi sulla salute dei cittadini non può essere fatta. C'è un regolamento fatto dall'amministrazione in carica, ancora per poco, scusa per fortuna, sono contento di essere venuto. anch'io che tu sia qui. Ha fatto un regolamento, secondo noi era in quel momento utilissimo, fatto in quei termini, aiutato quel regolamento anche dai comitati, quindi dai cittadini di Monterenzio e dalla commissione comunale che seguiva nella fattispecie quella cosa, che dice una cosa molto semplice: chi è grosso in quel modo comunque ha una distanza entro la quale non può costruire, è già importantissimo, però secondo noi è la base di partenza. Cioè bisogna migliorarlo, bisogna fare in modo che ci siano delle cose certe. Lo dico a tutti, per chi non lo sapesse già, Monghidoro è qui a 15 km, 20. Monghidoro sta lavorando oggi e sta raccogliendo le firme di cittadini di Monghidoro per un problema analogo. Io non so se è uguale a quello che volevano fare qua, però sicuramente là c'è un bel problema. Se spara da là, viene giù, come ci diceva chi di dovere a suo tempo, per 5 km almeno le polveri le mangiamo anche noi, è una robina che interessa a tutti. L'altra cosa è l'ospedale di Loiano. L'ospedale di Loiano è stato identificato in pratica come una casa della salute, ne stanno già facendoci vedere i risultati, ma non in termini di risultati veri, cioè non è che hanno fatto prima tutta la struttura che serviva dal punto di vista medico, quindi con infermieri, medici che adesso hanno una certa struttura, no, no, stanno semplicemente non investendo più nelle cose sulle quali bisognava investire, e i miei simpatici volontari della, non miei perché li ho comprati, ma perché sono anch'io un volontario della pubblica, i volontari della pubblica sanno perfettamente cosa vuol dire invece di andare a Loiano andare dove bisogna andare, perché se no non c'è la condizione, cioè Bologna. Quindi interessa a tutti noi questo tipo di problema. Come ci interessa anche il problema della viabilità. Cioè 6 mesi fa Loiano ha tolto una corriera da Quinzano a Loiano, 5.800 euro di costo il sabato mattina. La gente che deve andare a piedoni da Quinzano a Loiano, magari per andare all'ospedale, non ci può andare perché in quell'orario non c'è più la corriera. L'ATC, che non so più come si chiama oggi, c'ha un nome strano che non riesco neanche a pronunciare, sì, quella roba lì, dice una cosa molto semplice: tutti i mezzi che volete, pagate. Allora, lì bisogna capirsi, cioè noi non siamo dei cittadini di serie B rispetto a Bologna. Noi se ci dobbiamo muovere paghiamo 3 volte di più quello che pagano i bolognesi, abbiamo dei servizi che costano molto di più, abbiamo delle situazioni che bisogna affrontare in una certa maniera, e tutte le volte che abbiamo un ammalato, una persona che deve andare su Bologna, di portafoglio ci costa una fortuna, di tempo ci costa una fortuna. Questi sono gli interventi che noi necessita assolutamente che a livello del tavolo distrettuale tiriamo fuori. È vero che c'è un 10% per il comune disagiato, ma è anche vero che se i calcoli si continuano a fare, non sul territorio a 12 km di lunghezza, perché se io vado a Bologna, 6.000 abitanti li trovo in un quartiere o giù di lì, 6.000 abitanti qui li spargo in 12 km di lunghezza. Quindi capite bene che tutti i mezzi, tutte le cose che si muovono, auguri. Allora io credo che se i bolognesi vengono a usare la nostra area in estate, non dico che gli voglio far pagare i 2 soldini quando entrano dalla stanga a Camerla, però qualcosina mi deve tornare, perché sennò così è impossibile. Noi andare in giù paghiamo sempre, loro a venire in su non pagano assolutamente un tubo. E siccome noi abbiamo bisogno di mettere in condizione i bilanci di avere qualche risultato, sarebbe proprio il caso. C'è un altro dato: il PAES, patto dei sindaci,
Il patto dei sindaci è fatto anche questo, da questa amministrazione, a dimostrazione del fatto che noi non buttiamo via il bimbo con l'acqua sporca, cioè le cose buone noi cerchiamo di tenerle, quelle che riteniamo buone. Il PAIS è un qualcosa, il patto dei sindaci per il risparmio energetico, il 20-20-20 di cui si parlava prima, che deve dare determinati risultati con questo patto dei sindaci sempre in funzione dell'Europa, che però l'Europa non è che ce le regali i soldi, li abbiamo portati noi prima, ce li dà indietro solo una parte. L'Europa ci dovrebbe appunto nel tempo con questo accordo, con i sindaci eccetera eccetera far arrivare del lavoro specifico anche su Monte Renzi. Io non so se il lavoro che arriverà su Monte Renzi da qui al 2020 sarà di 9 milioni di euro come qualcuno di lavoro, di 9 milioni di euro come qualcuno ha detto, non lo so se sarà così bene per tutta Monte Renzi. Dico però che col risparmio energetico e col patto dei sindaci, con la riqualificazione del vecchio e via discorrendo, forse le aziende possono in qualche misura riprendere un po' di fiato e cominciare a favorire un attimino il bilancio del comune. E poi consentitecelo, noi dei sogni ne abbiamo, perché poi torniamo tutti bimbi, ho già una certa età, superata una certa età si torna decenni, cioè non di decenni, ma si ritorna bimbi di 10 anni, io ne ho 10 o 11. Sì, ho finito. Io ne ho 10 o 11, quindi non di più. E noi i sogni che abbiamo sono la cittadella dello sport, la copertura della piscina, la pista ciclabile. Queste sono tutte cose che hanno bisogno di soldi. Dopo che si sono fatti gli studi di fattibilità, se ci sono i soldi si fanno, se no no. E anche qui mi stupisce molto che qualcuno che ha molta più esperienza di me nell'amministrare poi strumentalizzi questo tipo di aspetto. Sarebbe stato sufficiente se avesse ascoltato il video e non solo guardato una schermata. Chi ha le orecchie buone lo sa di chi sto parlando, non mi interessa fare polemica più di tanto. Però ripeto, questi sono progetti che se ci sarà il risultato e la possibilità economica si faranno. Noi oggi non diciamo che ci sono 5 milioni di euro come qualcuno disse 5 anni fa, perché non ci sono. Diciamo facciamo il possibile, proviamo di fare il possibile, forse si riesce a migliorare qualcosina rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi. Grazie.